Oggi sono con Alfonso Lucifredi, parleremo del suo libro Gatti Marinai e Polpi Indovini, edito da Epli. Dunque Alfonso, ben trovato. Grazie. Allora, tu sei un giornalista scientifico, un naturalista, e hai in questo libro raccolto 17 racconti, come dice il sottotitolo, insolite storie di animali famosi. Ma come è nata l'idea di raccogliere queste storie, e soprattutto ma come hai fatto a sceglierle tra le tante? Allora, diciamo che è un format questo delle storie, che ogni capitolo è una storia che si conclude, che avevo già sperimentato in passato in un altro libro, il primo che avevo fatto per Epli, che si chiamava Cosa pensava Darwin, che erano singole storie di naturalisti famosi. Era piaciuto molto il format di piccoli capitoli autoconclusivi, e quindi ho voluto riproporlo questa volta con degli animali, anche perché di storie da raccontare ce n'erano tantissime. E come ho fatto a scegliere? Questo è stato più difficile, perché ne avevo scritto una lista ed erano circa una cinquantina di animali, ma alla fine ho scelto quelli che avevano ruoli diversi, avevano avuto ruoli diversi nel mondo degli uomini, cioè quello che ha fatto l'astronauta, quello che ha fatto l'attore, quello che ha fatto l'indovino, quello che ha fatto il marinaio. Insomma, ho cercato di dividere i capitoli a seconda del ruolo, e mi sembra che abbia funzionato abbastanza bene. Sì, sono proprio eterogenei. Allora, alcune cose che mi hanno colpita sono innanzitutto veramente come è cambiata la sensibilità nel tempo, perché per esempio c'è la storia di Gander, il rinoceronte, che viene donato come un'usanza che c'era una volta a un re, a un papa, no? In questo caso a Re Emanuele I del Portogallo a Lisbona, come se fosse una cosa, un oggetto, senza preoccuparsi, no? Del viaggio che avrebbe affrontato, del suo futuro, della sua salute. Si usava a fare questo dono esotico. Certo, questo è qualcosa di abbastanza diffuso, perché i potenti di un tempo avevano il loro serraglio, che è un po' l'antecedente dei moderni zoo, no? E conservavano quelli più, soprattutto quelli un pochettino più così fantasiosi, animali esotici di vario genere, anche perché in Europa non era comune vedere un leone, un rinoceronte, una giraffa, no? C'erano pochissimi re nei loro serragli. Ed era una cosa che si faceva, di donare questi animali esotici. Ad esempio il Papa ha avuto il famoso annone, questo elefante bianco che poi era diventato famosissimo, e quindi era qualcosa che si usava soprattutto quando c'erano commerci, scambi con paesi esotici, in questo caso un Maharaja dell'India, per in qualche modo scusarsi del fatto che aveva negato la possibilità di costruire una fortezza, una roccaforte al re del Portogallo. Allora ha detto: beh, non puoi fare la fortezza, ma in cambio ti regalo un rinoceronte. Così gliel'ha mandato, come se fosse così un oggetto, un regalo, insomma. Esatto, e mi piace dire, se qualcuno fosse già stato o dovesse andare a vedere la torre di Belém a Lisbona, c'è appunto raffigurato, perché è arrivato nel periodo in cui la stavano costruendo, no? C'è raffigurato questo rinoceronte. Invece, sempre a proposito di cose che adesso sono impensabili, neanche moltissimo tempo fa si potevano acquistare i leoni in grande serenità, e c'è la storia di Christian, appunto questo leone che dei ragazzi avevano acquistato, ma poi diventando grande eccetera non potevano più tenerlo. E mi ricordo di questo video, che tra l'altro gira tantissimo, del ricongiungimento di adesso, sì. Insomma, adesso non si può più, adesso il commercio di animali esotici è vietato in Italia, in molti paesi, soprattutto in Comunità Europea. In America la faccenda è un po' diversa. Se vi capita di vedere il documentario Tiger King, che è su Netflix, si vede proprio che c'è una situazione abbastanza folle in alcuni stati degli Stati Uniti, dove si tengono le tigri in casa, si tengono i leoni in casa. Comunque non è fantascienza, nel senso che un mio carissimo amico aveva dei vicini di casa quando era bambino, quindi parliamo dei primi anni 80, che tenevano un leone in casa, un piccolino di leone. Poi non si sa che fine abbia fatto quando è cresciuto, ma quando era piccolo si poteva ancora comprare, e quindi era qualcosa che succedeva. Il problema qual è poi? È quello che racconto di Christian. Il problema è riportarli in natura, che è una cosa difficilissima da fare. Cioè, gli animali, quando li prendi dalla natura e li metti in cattività, subiscono un trauma, però in qualche modo riescono a sopravvivere. Quando dalla cattività cerchi di introdurli in natura, a parte che si fa pochissime volte, ma il più delle volte non è un successo, perché è difficilissimo che si riabituino alla vita così selvatica. È quello che racconti anche dell'orca, no? Dove poi hanno tratto anche un famosissimo film, che aveva difficoltà a procurarsi da mangiare da sola, poi, no? Sì, esatto. Allora, c'era questa orca che si chiamava Keiko, che è la protagonista del primo Free Willy, il primo film della serie che hanno fatto.
E la cosa inaspettata che è successa per questo animale è il fatto che quel film ha avuto un successo inaspettato, cioè ha avuto un successo enorme che neanche i produttori del film si aspettavano, e quindi un po' di gente ha cominciato a chiamare, a chiedere: ma quell'orca lì, quella che ha interpretato Willy, ma in che stato è? Dove vive? Viveva esattamente in quel parco acquatico in cui hanno fatto il film, che era totalmente inadatto, era piccola, aveva una vasca per delfini molto più piccola, no? E quindi tutto il mondo aveva gli occhi puntati su questo animale, si sono raccolti tantissimi soldi per trasferirlo prima in Oregon, in uno spazio più adeguato a un'orca, e poi si è reintrodotto nei mari liberi in Alaska, in Islanda, solo che ovviamente non potevi lasciarlo lì e arrivederci e grazie, no? Bisognava seguirlo, infatti per tutto il resto della sua vita questo keiko è stato seguito da vari scienziati per vedere se ce la faceva a sopravvivere da solo. E ha avuto inizialmente delle difficoltà. Ha avuto molte difficoltà, è riuscito alla fine a nutrirsi da solo, ma non ha mai abbandonato gli umani, non è mai riuscito a reinteragire di nuovo con le orche tra l'altro sono animali sociali, quindi vivono da sempre in gruppo, se tu lo prendi da bambino, lo isoli, è chiaro che non è più in grado di interagire, e quindi è tornato, si è andato a rifugiare in un fiordo in Norvegia a contatto con gli esseri umani ed ha vissuto lì il resto della sua vita, e quindi è la dimostrazione che forse sarebbe meglio non prenderli dal mondo selvatico. Spero, penso insomma che piano piano le cose stiano migliorando nel tempo. Sì, adesso è vietato, voglio pensare, adesso a parte un paio di paesi è vietato prendere le orche, si tengono quelle che sono già negli acquari e basta. Invece, agganciandomi al corvo Betty, mi piacerebbe appunto porti questa riflessione, questa domanda, perché Betty, ma comunque in realtà a quanto pare forse la maggior parte dei corvi, hanno questa intelligenza non solo nel modellare le cose, infatti lei riesce ad aprire una gabbia con un fil di ferro, che era un attrezzo che non aveva mai visto, modellandola ad uncino, anche col becco, aiutandosi eccetera, e alzandola. Quando tu hai raccontato di questi, di alcuni corvi che messi davanti a dei, chiamiamoli, calcoli matematici, trabocchetti, prendi il bastoncino corto, i tre sassolini, il bastoncino lungo per arrivare al cibo, io già me l'ero perso, e loro in pochissimi minuti avevano già capito come fare. Quindi questo fa riflettere su come gli animali appunto abbiano a modo loro una diversa tipo di intelligenza, e il concetto appunto di intelligenza è difficile da cogliere, certo, anche perché se parli di intelligenza intanto bisognerebbe definire che cos'è, e non lo sappiamo, nel senso che cos'è intelligenza? Risolvere quesiti matematici, cavarsela nel mondo naturale, interagire con gli altri, non c'è una definizione unica di intelligenza, no? E soprattutto non la puoi applicare agli esseri umani allo stesso modo che a un corvo, perché hanno un modo di percepire il mondo che è completamente diverso, hanno sensi diversi, hanno un tipo di cervello diverso, è tutto diverso, e quindi è un po' vago, e quindi restiamo molto sorpresi quando vediamo che magari un animale, anche un animale non vicino a noi come può essere un corvo, se vediamo uno scimpanzé già ci sembra più naturale, ma un corvo che risolve problemi matematici o comunque di logica come se fosse un essere umano, quello ci stupisce tantissimo. Però è chiaro che i corvi vivono in ambienti spesso difficili e quindi devono essere in grado di risolvere problemi per trovare da mangiare, per proteggersi da predatori eccetera, quindi secondo me è normale che in determinati ambienti ci siano delle capacità che a noi sembrano sorprendenti, che non le vediamo. A proposito di scimmie, a cui appunto associamo magari con più facilità l'intelligenza, uno dei miei preferiti di questi racconti è stato Jack, il babbuino che la aiutava, insomma, il suo amico umano agli scambi ferroviari. Ma invece, se tu dovessi scegliere un tuo preferito, ce l'avresti tra questi 17 racconti? Tra questi che ho scelto, forse Jumbo, l'elefante. L'elefante perché è diventato una superstar, è stato per lunghi periodi l'animale più famoso al mondo, era proprio un brand, cioè lo mettevano nelle pubblicità della brillantina per i capelli, del gomme da masticare, delle caramelle, c'era Jumbo da tutte le parti. Jumbo tra l'altro è diventato sinonimo di grande, di enorme, no? Jumbo Jet. Eppure, pur essendo stato coccolato, amato dal grande pubblico, ha avuto una vita molto difficile proprio per il fatto che non viveva la vita da elefante, era un elefante africano, doveva vivere nella savana, invece è finito a vivere prima in uno zoo, poi dentro un circo, e quindi non ha fatto la vita adatta alle sue necessità, insomma.
Dunque, non per forza nel libro bisogna trovarci nei libri un messaggio, però in questo caso a me piace sempre terminare, concludiamo con una riflessione, no? Come dici tu nel libro, spesso gli animali noi li abbiamo usati per i nostri scopi, che siano stati di compagnia, che siano stati utili per la guerra, per il trasporto, certo. Però forse è arrivato il momento di cominciare a rispettarli un po' di più. Il no? messaggio è sicuramente di rispettarli, ma prima ancora di rispettarli di conoscerli, quindi studiarli, capirli, perché ne sappiamo pochissimo del mondo naturale e ne sappiamo ancor meno del comportamento animale, quindi più studiamo, più li conosciamo e più saremo in grado di proteggerli, tutelarli, capirli, vivere insieme a loro, perché anche noi siamo animali alla fine, quindi siamo in grado di sopravvivere tra di noi come specie umana più o meno, ma facciamo una certa difficoltà ancora a capire che il resto del mondo naturale va tutelato e rispettato esattamente come noi stessi. Perché siamo tutti ospiti su questa terra. Esatto. Quindi allora grazie tanto per questa chiacchierata, Alfonso. Grazie a te. Ricordiamo Gatti Marinai e Polpi Indovini e alla prossima.